Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo video. Oggi vediamo come farmare pacchetti prima dei toti. Molti di voi mi hanno chiesto su Instagram come fare a raggimolare più pacchetti possibili. Ora vi do il mio metodo. Lo davo un po' per scontato, ma magari giustamente qualcuno che ha cominciato adesso non è molto pratico di sfide creazione rosa, quindi conviene dirvi questo metodo che userò io durante i toti per fare più pacchetti possibili. Spero lo utilizzate anche voi. Se avete altri metodi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, che sono sempre aperto a testarli senza problemi. Allora, ragazzi, andiamo su sfida creazione rosa. Vediamo che oltre tutte le sfide classiche, tipo queste che andremo a fare per sbloccare pacchetti gratis, eccetera, 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 ci sono alcune sfide. Andiamo da qua così vi faccio vedere le più utili. Ovviamente queste qua, ragazzi, gruppo 2, sfida 2, fatele, come anche. Se avete i giocatori, questo 83 e 85 più, se avete i giocatori fatele, che sono sempre pacchetti in più. Ma ecco le sfide che ci interessano a noi. Queste qua terminano fra 4 ore, ma molto probabilmente le rimetteranno, quindi se riuscite fatele nella giornata di oggi. Detto questo, vediamo subito cosa fare. Queste sfide richiedono dai giocatori di i campionati segnalati, ad esempio Ligan della Ligan, Eredivisie della Eredivisie, MLS dell'MLS. Ma vediamo Ligan. Poi chiede 11 giocatori della Ligan, 2, cioè dello stesso club, massimo 1, quindi dovete mettere due giocatori uguali, tutti argento, in test valutazione 62, in test 85. Qua chiede tutti dello stesso club, qua non ha vincoli se non la valutazione, e qui stessa cosa, qua è 77 e qua è 70. Detto questo, come fare queste sfide? Allora, voi iniziate a mettere i giocatori che avete nel club, pure i non scambiabili, in queste sfide qui, perché durante i toti, se spacchetterete assai, vi farete tanti giocatori, quindi onde evitare di scartare i doppioni, li buttate già nelle sfide. Ovviamente, ragazzi, se questa finisce fra 4 ore, non fatevene solo una, ma tutte e quattro, perché sennò poi, quando scade la sfida, se la rimettono dovete rifarle tutte e quattro da capo. Detto ciò, andiamo su una che non finisce fra 4 ore, tipo la Bundesliga, che dura, mi pare, 7 giorni, ok? Andiamo a fare la Premier League. Mettiamo tutti i giocatori non scambiabili che abbiamo di Premier, con overall io consiglierei sotto l'82. Finiamo queste e passiamo alla Liga BBVA, poi alla Saudi, e poi alla Serie A, all'NFL, Champions, eccetera, eccetera, eccetera. Mettiamo tutti i giocatori che abbiamo. Ogni qualvolta poi apriremo i pacchetti di quelle sfide fatte. Tutti i giocatori che troviamo degli altri campionati che ci mancano li andiamo ad inserire. Cosicché noi siamo tutti giocatori e non potremo trovare doppioni. Quindi non dobbiamo scartare giocatori che magari potevano esserci utili. In più, farmiamo pacchetti, perché ragazzi, questo è un Mystirari. Questo è uno Zinco Rari. Questo è un Oro Prime. Questo è un giocatore Rari. Questo è un giocatore Zinco Rari. Questo è un giocatore Oro Rari piccolo. E poi ci sono anche quelli che stanno scadendo. Oro Prime piccolo. La Liga Anna pure ha un bel pacchetto, perché è un mega pacchetto. Giocatori misti rari, quindi capite bene che se voi fate tutte queste sfide, che sono 10, mettete, cominciate a farle a tasselli. Oltretutto, questa sfida dà altri pacchetti qua dentro, vedete, giocatori misti premium, misti premium piccolo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potete ben capire che sono 5 pacchetti per ogni sfida fatta, più per ogni sfida 5 pacchetti, 4 delle 4 sfide, più quello che vi dà è completamente totale della sfida. Facendole così a ripetizione, riuscite davvero a fare parecchi pacchetti per i toti. Sia prima che durante. Potete già iniziare a farla adesso, ragazzi. Se avete tantissimi non scambiabili, non ci avete pensato, magari buttateveli qua dentro. Quando poi aprirete questi pacchetti, quello che trovate lo buttate nelle altre, e così via. Detto questo, l'altro mio consiglio, ragazzi, che mi state chiedendo tutti, ve lo do come in più, quando fare la squadra. Allora, ragazzi, questa cosa dipende molto dai giocatori che dovete comprare. Già 4-5 persone mi hanno chiesto, ma Mbappé risale? Ragazzi, Mbappé è quasi impossibile che risalga. Perché comunque dopo i toti non si è mai visto una risalita sopra il milione delle carte oro. Ciò non vuol dire che, essendo quest'anno davvero troppo forte rispetto al resto, cioè non vuol dire che non sale, quindi dipende da voi. Se voi dite guarda, io devo comprare Mbappé oro e me lo tengo da qui a 6 mesi, tanto prima o poi il prezzo scende, quindi compratelo già adesso, perché non è che ogni giorno potete aspettare domani, 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 poi quei 6 mesi passano e non l'avete mai provato, quindi è relativa la cosa. Io comunque aspetterei un attimo, almeno questo lunedì, per fare la squadra.
perché ci sarà comunque la svendita per tutti quelli che hanno fatto la Weekend League e vogliono poi investire sui Toti o nei pacchetti dei Toti, quindi io aspetterei, anche perché Mbappé non sarà trovabile nei pacchetti se esce Toti venerdì. Però lunedì, se escono i centrocampisti, Mbappé si può ritrovare nei pacchetti. Quindi, se tantissima gente spacchetta, i Mbappé sul mercato aumentano e il prezzo scende. È normale che sia così. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È stato un video breve e conciso, però dà un'informazione molto, molto utile. Fatemi sapere se avete altri metodi qui sotto nei commenti. Ci vediamo domani con il prossimo video e con la live per vedere questi toti cosa ci offrono. Ciao, ciao, ragazzi.